Signori, buonasera e benvenuti al Graziano Pini and Friends. Questa sera siamo lieti di presentarvi il numero uno del coinvolgimento dell'animazione e della rianimazione, la cintura nera del karaoke italiano, il cronista dell'intrattenimento, il cantante più pelato che ci sia. Signore e signori, la star della serata è con noi, Graziano Pini! Buonasera, buonasera! Fatemi un applausone, forte! Fatelo per tre motivi, un applausone forte per tre motivi. Uno, perché sono emozionato. Due, perché finalmente penso di meritarvelo. E tre, perché me la sto facendo letteralmente addosso. Grazie, grazie, grazie. Io vi ringrazio innanzitutto per aver accolto il mio invito. Avete capito dal video perché siamo qua, anche se sui manifesti comunque c'è scritto da tempo, ma voglio iniziare con i doverosi ringraziamenti, i doverosi saluti. Voglio ringraziare innanzitutto il teatro che ci ospita, fate un applauso al teatro che ci ha ospitato, e salutiamo l'amico Silvio, perché è anche responsabile, non ci sente, però fa niente, poi ci vediamo un bianchino insieme. Voglio subito dire una cosa, stasera vedrete 21 artisti su questo palco, infatti andremo a casa a luna, ve l'ho detto, luna, luna e un quarto, saltate il carosello. Tutti gli artisti che vedrete stasera sono venuti gratuitamente in segno della mia amicizia. Fategli un grande applauso perché se lo meritano. Ho capito, man mano che organizzavo questo evento, ho capito l'importanza che stava assumendo il valore di Francesco, e credo che Eleonora me lo possa dimostrare. Dove sei, Eleonora? Ciao, la moglie di Franci, ciao. Venuta, dai un bacio, dai un bacio, dai un bacio! Voglio ringraziare la mia associazione, tra la quale sono direttore artistico, e qui in sala dovrebbe esserci la presidente, la dottoressa Miriam Schena, l'associazione Musica Insieme Onlus, fate un applauso. E assieme agli amici di Radio Deo e Radio Bruno e la partnership della serata. Poi voglio ringraziare due persone che, se non fosse stato per loro, questa serata non avrebbe avuto luogo, cioè i miei genitori. Allora, un minuto prima di andare a casa. E voi dite perché? Perché se loro 32 anni fa non copulavano, io non ero qua stasera, e quindi grazie per aver copulato, non copulate stasera. Ma stasera ho l'onore
posso dirlo? Di avere una compagna attrice, ragazzi. Si può dire gnocca in uno spettacolo? Gnocchissima! La mia valletta della serata, signori, Carolina! Arriva, arriva. Buonasera a tutti. Ecco, Carolina, come vedete, oltre a essere dotata di due grandi e splendide gambe, anche di una voce. Sì. Perché di solito ci sono tutti quelli che hanno le veline gnocche e tonte. Invece l'ho presa tonta e gnocca, pensate. Bravo! Allora, Carolina, sto scherzando, in prima fila c'è un ragazzo assatanato che si chiama Andrea, che è quello là. Non guardare mai di là. Se no ti fa la foto, fa il fotomontaggio e dice la mia ragazza. La gente ci crede. Carolina, cioè c'è poco da dire. Senso... Devo fare un ringraziamento perché veramente con piacere sono venuta questa serata, veramente. Grazie, grazie a te, ma spieghiamo che Carolina, perché ho voluto Carolina? Innanzitutto perché, a parte che è una delle ragazze che collaborano con la nostra associazione ed una delle modelle che sfilano per le nostre sfilate, i nostri eventi, ma poi perché ho visto quello che hai fatto, interviste, sfilate, ho visto l'intraprendenza che Carolina ha in questo mondo dello spettacolo. E secondo me una vetrina come quella di stasera te la meritavi. Carolina Burlini! Grazie mille! Buona serata! Come vai? Senta con me. Siccome ci sono i fotografi in sala, foto con la gnocca fa sempre piacere. Tra l'altro, facciamo finta di non sapere che ci fanno la foto. Che esce meglio, giusto? Hai visto? Rimani qua, perché vorrei cominciare facendovi vedere un piccolo contributo video. Ci spostiamo un attimo che adesso scende il telo, perché questa sera ci sono tanti artisti, però è anche vero che ce ne sono tanti che non hanno potuto essere qui. Motivi di lavoro, motivi fisici, motivi di salute, motivi personali, e voglio salutarli. Saluto il buon caro Fabio Volo, che non ce l'ha fatta, un applauso. Saluto Pier Giorgio Zunelli. Salutiamo Luisa Corna. Sanguinei. Stefano Chiodaloni da Colorado Caffè, e salutiamo anche Omar Pedrini, che fino a poco fa mi ha messaggiato: sono a Bologna, non ce la faccio. Vediamo, magari arriverà, non lo so. Detto questo, uno dei grandi assenti di questa sera non ha potuto essere qua, però mi ha lanciato un piccolo contributo audio-video che io pregherei la regia di mandare. Carolina, ci mettiamo di qua intanto che va il contributo. Prego. Ciao Graziano, ciao a tutti, sono Valentino Rossi. Peccato ragazzi, so che mi sono stato invitato anch'io, però purtroppo sono sempre impegnato. Siamo in partenza per la Malesia, abbiamo fatto i test i primi di febbraio, adesso ci ripetiamo. Diciamo che era molto da moltissimo che non andavo forte. Ho provato la Yama e va decisamente uno spettacolo. Guarda, il telaio, puoi fare quello che vuoi, potenza ancora di più di prima. Quindi io, dopo due anni di malinconia, senza vittorie, tutte queste mare così, adesso spero di divertirmi, perché comunque c'è una bella bagarre, perché Marquez va forte, Lorenzo anche, Pedrosa è sempre lì pure lui, quindi dai, saremo i Fantastici 4 e ce la giocheremo. Quindi partiamo dal Qatar il 7 di aprile e vi aspetto, mi raccomando, Italia 1, Italia 2, gas martello, con Val Mugello. Ovviamente faccio il mio più grande in bocca al lupo a Graziano Bini, io non faccio mai gli auguri perché quando a me fanno gli auguri mi tocco i maroni, e quindi dai, so che hai fatto festeggi 10 anni di carriera e questa serata poi è una serata di beneficenza, quindi è sempre molto bello, quindi mi complimento con te e divertitevi, fate bravi, ballate, andate con le tipe, e un abbraccio a tutti, dai, che spettacolo!